Aria pulita di Marcon. Comitati contro, dei cittadini e cittadine contro la pedemontana di Montecchio Maggiore, poi i comitati per la viabilità sostenibile del Trevigiano. Il comune di Villa Verla col suo sindaco, alternativa alla pedemontana, l'APV. Il comitato, i comitati riuniti Riciclo Totale Rifiuti Zero di Venezia e Treviso, il gruppo culturale Portogruaro Vive, l'associazione, il comitato No Grandi Navi, tutti questi e forse altri che stanno arrivando e che io ancora non ho segnato, si sono oggi amico albero. Come comitato siamo partiti a gennaio perché ci sembrava fondamentale per un intervento come appunto la sublagunare, che ci fosse la volontà politica di dover ascoltare i cittadini, che ci fosse la possibilità che i cittadini, su un tema così impattante per il territorio, ai cittadini fosse data la possibilità di dare la loro opinione. L'approvando, diciamo, PAT del Comune di Venezia. Il PAT, per chi non lo sa, è quello strumento regolatore che si sostituisce ai piani regolatori di una volta e che è molto più subdolo perché non dà nessuna indicazione sulle cubature, sui metri che devono essere sottratti al terreno agricolo, eccetera, per le nuove edificazioni, però di fatto permette tutte queste cose. Ora, un nodo cruciale di questo nuovo PAT del Comune di Venezia è il cosiddetto quadrante di Tessera City, molti di voi ne avranno sentito parlare. Io parlo oltre che anche per altre associazioni, Ambiente Venezia, Assemblea Permanente No Mose, Coordinamento Cittadino contro le Grandi Navi, Medicina Democratica e Associazione Gabriele Bortolozzo. Mi ricollego al piano di assetto del territorio che è l'ulteriore piano che permetterà devastazioni immani del nostro fragilissimo territorio, il territorio della Laguna di Venezia e della sua gronda. Questo documento sta per essere approvato da una maggioranza di centrosinistra e questo piano entra a pennello nel piano regolatore della Regione Veneto approvato da una giunta di centrodestra. Porto la mia esperienza, insomma, che è stata col comitato bella, perché alla fine, insomma, in qualche maniera siamo riusciti a combattere per gli alberi di Marghera, appunto, e siamo riusciti portando molta gente alle assemblee e siamo riusciti a trovare con il comune tutto, insomma, abbiamo fatto un percorso insieme con il comune e alla fine è stato fatto un regolamento anche sul verde, insomma, gli alberi sono ancora su, non sono caduti, quindi buono. Noi portiamo il nostro contributo come studenti e cittadini, siamo un gruppo che da ormai circa un anno e mezzo, due, stiamo cercando in tutti i modi di non far vendere Palazzo Trona, la sede della facoltà di pianificazione del territorio. E appunto noi stiamo cercando in vari modi, tra cui anche la riassegnazione della Casa del Custode, che è uno spazio annesso alla facoltà, di non far vendere questo palazzo. L'abbiamo riaperta alla città da alcuni giorni e stiamo cercando appunto di far sì che questo spazio diventi un presidio permanente affinché vengano fatti i lavori di restauro e il palazzo venga ridato interamente alla città, perché oggi appunto è declassato a 100 persone, quindi non usufruibile a pieno. Amici, una volta si diceva pochi ma buoni, noi dobbiamo contare nel breve periodo di essere tanti ma buoni. E lo dico perché noi siamo di fronte, è stato detto anche negli altri interventi, a un fatto che è unico nella storia di questa città e di questa laguna, e cioè la fine della Laguna di Venezia, la fine della laguna a tempi brevi, laguna per come la conosciamo, e con questa un cambiamento radicale dei centri abitati, a cominciare da Venezia. Brevemente, tre sono le grandi questioni che abbiamo di fronte, alle quali dobbiamo chiedere conto di coloro che oggi governano questa città. Il primo, la giornata di oggi ne è un esempio classico, un turismo smisurato che sta vuotando la città. Siamo 59.000, eravamo 179.000. Due,
Il porto a Marghera è una cosa importante perché può essere il rilancio di un'altra economia compatibile che faccia di sfogo rispetto a una riduzione del turismo, ma non può essere un porto che porta navi di 340 metri, per esempio a Dogaletto, dove l'acqua è fonda 30 centimetri. Terza situazione, alla luce di questo, la sublagunare e la TAV, che sono complementari solo a una mega speculazione in terraferma, 1.800.000 metri cubi di cemento, di terziario cosiddetto avanzato, supermercati, uffici, la finta economia, quell'economia che sta distruggendo il mondo, va tolta dal piano, dalla possibilità del nuovo piano regolatore, il PAT. Io volevo solo fare un cenno al discorso di Marghera. Sapete che l'area centrale di Venezia Mestre è circondata da due grandi progetti, Veneto City da una parte e Tessera City dall'altra. In mezzo c'è Marghera che sta morendo e nessuno pensa cosa farne. Sta morendo perché il ciclo del cloro finalmente, secondo me, chiude, non per la vittoria degli ambientalisti, dobbiamo dirlo, ma per motivi economici, storici e tutto il resto, e questa area enorme è inquinatissima perché la storia di Marghera ci lascia purtroppo idrocarburi, metalli pesanti, ci lascia arsenico, ci lascia di tutto, e quindi è una zona che va bonificata, ma come sempre i soldi per la bonifica alla fine deve mettere il pubblico, perché i privati fanno sfrutto del territorio e poi scappano, e quindi è tutto fermo, nessuno pensa cosa fare. L'unica cosa che stanno pensando a Roma è di cambiare i limiti per la tossicità del territorio per evitare le bonifiche, cioè si potrà costruire senza far bonifiche in quelle aree che sono molto inquinate. L'unica soluzione, quindi, sotterrare tutto, lasciare là i nostri figli, questi inquinanti.